Buongiorno a entrambi. Sì, Claudio, buongiorno, sono con la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes. È stata fatta una conferenza stampa qui a Bagnoli in vista dell'anniversario che sarà il 4 marzo dell'incendio doloso che ci fu a Città della Scienza, per parlare della riqualificazione di questo territorio che aspetta la rinascita da tanti, troppi anni. Lo dicevi, gli espulsi del Movimento 5 Stelle, grande polemica, si è parlato di una spaccatura all'interno del Movimento. Lei è senatrice, si parla anche di altri 5 senatori che sono pronti a lasciare il Movimento. Avevo inteso che parlassimo di Bagnoli e della riqualificazione. Ti rispondo per cortesia e ti dico che in tutti i gruppi politici ci sono degli allontanamenti, delle espulsioni, soltanto che mi sembra che non facciano così notizia. Sì, ci sono state 4 espulsioni che sono state decise dall'Assemblea congiunta di Camera e Senato e poi ratificate dalla rete, quindi in un sistema assolutamente democratico. Queste persone si sono, diciamo, dimostrate con delle posizioni discostanti dal movimento in maniera reiterata in questi mesi, probabilmente avendo un'idea politica diversa dalla nostra, quindi nessuna tragedia sulla faccenda, ma semplicemente un non essere coesi su un obiettivo. Loro parlano di intimidazione addirittura costante, cioè chi non è d'accordo con Grillo e Casaleggio va fuori. Guarda, io conosco Grillo e molto meno Casaleggio, però non sono presenti né in Camera né in Senato, quindi io non so di che intimidazione si possa parlare, perché noi non sentiamo la loro presenza né il loro giudizio sulle cose su cui decidiamo continuamente. Sicuramente il Movimento 5 Stelle è nato e lo ha ribadito in campagna elettorale per distruggere un sistema, lo dobbiamo dire chiaramente, perché questo è un sistema di potere che è basato sulle larghe intese, non è una novità di questi ultimi 2 anni, le larghe intese sono un dato di fatto di decenni e hanno rovinato un paese, hanno depredato un paese. Se si entra nel Movimento 5 Stelle con questo progetto e poi strada facendo ci si indebolisce su questa idea, o forse non era l'idea iniziale, probabilmente non si va a meta con gli stessi compagni, probabilmente bisogna cercare altri compagni di viaggio. Io non demonizzo nessuna posizione, però noi siamo una squadra, dobbiamo essere una squadra che deve fare punto, e se chiaramente alcuni giocatori tirano il pallone dall'altra parte del campo, probabilmente non stanno giocando con la squadra e bisogna fermarsi e dire forse è il caso che vi allontaniate. Ecco Claudio, se hai domande da studio la senatrice risente. No, io devo chiudere perché dobbiamo andare avanti con il giornale. Ringrazio la senatrice per essere stata con noi, grazie anche a te Alessandra per la cronaca da lì.